Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale Vans with Fun. Io sono Ale, alias Mastro Marmotta, e oggi volevo mostrarvi l'impianto elettrico a nudo, diciamo. Allora, in tanti mi avete chiesto indicazioni sull'impianto elettrico, potete vedere i video di come l'ho fatto, di come è strutturato da chiuso, diciamo, da assemblato, vi metto anche il link qua sotto in descrizione e vi consiglio comunque, se non avete esperienza, di farvelo installare da un installatore professionista, perché è importante fare un buon lavoro perché comunque è pericoloso. E oggi volevo mostrarvi l'impianto elettrico a nudo, quindi com'è in questo momento che ho smontato per sistemare i LED, per sistemare dei cavi, aggiungere anche delle luci. Allora, questo è il cielo del van, senza cielo, diciamo, perché il vero cielo è lì. Ok, abbiamo i cavi che passano sotto. Lì ho attaccato la presa 12 volt che normalmente c'è attaccata alla batteria della macchina, l'ho attaccata alla batteria servizio in modo che funzioni sempre. Poi qui è da dove si collegano le luci, che poi sono collegate alla centralina che vi mostro dopo con tutti i vari fusibili. Il cielo è attaccato, io ho fatto il giro di cavi che servono appunto per l'illuminazione. Qua arrivano i generali che si attaccano ai due cavi che vi ho appena mostrato e poi c'è una striscia LED lì sotto, una lì e una là. Per evitare di tirare un cavo diverso intero dalla partenza fino in fondo, ok, bisogna bypassare. Quindi, fondamentalmente, da questo lato c'è il LED, ok, con l'interruttore. Il negativo e il positivo escono fuori dal LED. Il positivo si infila dentro l'interruttore e da questo esce un altro positivo che utilizzerò per dare corrente a tutto il resto del van. Quindi questi qua sono tutti gli altri positivi che vanno al LED là sotto, all'altro LED laggiù e poi a quello da dove arriva la corrente. Stessa cosa vale per i negativi, che in realtà però non, al posto di passare dentro gli interruttori li ho collegati insieme in modo che ci sia sempre corrente, in modo che negli altri arrivi solo un cavo e non bisogna allungare troppo i cavi. Un'altra cosa, qua ho la presa USB, quello che mi controlla il livello batteria. Potete togliere la guarnizione semplicemente sfilandola, ok? Così potete far passare i cavi in maniera ordinata. Ho creato qua sotto la centralina, ho sistemato i cavi con dei passacavi, ok? Qui ho il regolatore di carica MPPT, ok? Vedete tutto che arriva dai pannelli elettrici per dar corrente alla batteria. E questa qua è la centralina con i diversi fusibili. Ok, una volta che la chiudete, avete la possibilità di attaccarci le etichette per indicare cosa state usando. Questo qua è il fusibile del riscaldatore che è installato sotto, e poi lì c'è la batteria servizi col positivo e negativo. E un'altra cosa che non vi ho fatto vedere, ok, questo qua è l'oblò, anche di questo c'è il video e l'articolo dell'installazione. Ok, qui arrivano. Sempre c'è un circuito a parte che parte sempre dalla centralina che controlla solamente l'oblò. Qua ho fatto due cavi e ho predisposto per il futuro, in caso volessi aggiungere una striscia LED in questa zona qua o qua, due cavi, un positivo e un negativo, pronti ad andare. Per ora li ho fissati con lo scotch e poi, nel caso decidessi di attaccare una luce, ce li ho pronti e comodi senza dover smontare tutto il cielo ogni volta. E un'altra cosa, per smontare il cielo ci sono, specialmente questo qua è un Opel Vivaro, okay? Ci sono degli agganci che sono tipo questo e che hanno queste viti di plastica. Per smontarli basta semplicemente sfilarli con un cacciavite, okay? Col cacciavite sollevate questa parte qua, si estrae, quindi questa parte finale si stringe e tirando abbastanza sembra che si rompa, ma in realtà tengono. L'altra cosa che ci sono nei vari buchi come questo, ok, sono queste viti qua sempre a pressione. Questa parte qua è inserita nel cielo, ok, quindi dovete infilare un cacciavite fra questo
questo piatto qua e questo piatto qua, in modo che riusciate a sollevare questo. Una volta che tirate fuori questo, questa parte qua ha la possibilità di schiacciarsi e quindi si estrae, mentre una volta che è infilato dentro rimane aperto e è quello che ci permette di tenere il cielo attaccato al soffitto, alla lamiera del van. E adesso è ora di rimontare il cielo. Vi consiglio anche di fissare i cavi, magari fatelo prima, io mi ero dimenticato, all'interno del cielo, in modo che non sbattano mentre viaggiate e che non si incastrino nei posti sbagliati. E un'altra cosa importante, vi consiglio di controllare le luci sia prima di montare il cielo, ok, per vedere se funzionano tutte, e poi una volta montato anche prima di mettere gli ultimi blocchi, perché altrimenti se non vanno e iniziate a allestirlo è un problema, perché dovete smontare tutto. Perfetto. Bene, tutto funziona, adesso monto il resto dello blocco. Cosa le maniglie, hanno questa parte qua, si tira fuori, quindi si estrae e poi la si spinge dentro. E voilà, funziona tutto. Perfetto, ora lo posso camperizzare. Per chi non lo sapesse, io ho fatto un allestimento mobile sul mio van, e perché è un vivaro 9 posti, a cui tolgo i 6 sedili posteriori e metto sull'allestimento nel giro di 20 minuti. La cosa più lunga, diciamo, è inserire dentro, una volta che è allestito, tutto, cibari, pentole, eccetera. Comunque trovate anche lì il video dell'allestimento, di come lo allestisco, di come l'ho fatto, tra i miei video. Qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, commentate qua sotto e comunque potete vedere, appunto, come vi ripeto, l'impianto elettrico completo e con l'installazione dei pannelli, che sono qua sotto, e tutto il resto sul mio canale YouTube o comunque anche sul mio blog vanswithfan.com. C'è spiegato tutto passo per passo, l'impianto elettrico e le varie cose che ci sono da fare e le possibilità che abbiamo. Bene, ciao, alla prossima!